E allora si parte, questa è Prato Forlì. Vediamo. E infatti parte Calì, Balducci, palla in rete, palla in rete, palla in rete, palla in rete. L'errore di Balducci, sedicesimo, il gol da parte di Calì, l'errore di Pietro Balducci. La battuta bassa, la mette fuori Barangon, poi Barbatosta, il tiro, la rete! Ha segnato Gaiola, ha segnato Gaiola, ha segnato Gaiola, 2-0 per il Forlì. Al 22esimo la rete di Gaiola, che ha ribadito con il tacco in rete. Monticone, Lambiase, poi Trovade, Monticone con l'esterno, Checchi di testa. La palla è per Merlonghi, la palla è buona. Merlonghi prova la battuta, l'aveva incrociata bene. Greselin, suggerimento largo per Barbatosta. Attenzione a Barbatosta, uno contro uno. Barbatosta, conclusione, palla che colpisce il palo. Palla che colpisce il palo. Immagini che vi giungono nuovamente dallo stadio Lungo Bisenzio per il secondo tempo di Prato Forlì. Allora si riparte per la seconda frazione di gioco. C'è d'angolo per il Prato, lo batte ancora Marangon. La battuta arcuata, attenzione, la palla dentro! Ha segnato Angeli! Ha segnato il Prato! Ha segnato Lorenzo Angeli! Il gol del 2-1 al settimo minuto, segna Lorenzo Angeli, la specialità della casa, il colpo di testa. Il pallone è buono, lo può giocare Stigler, la può mettere Stigler, la mette Cina. Ce l'ha! Pezzolato, l'ha levata. Ancora Rossi dentro, Pecci, attenzione Pecci, poi Merlonghi, la conclusione da parte di Monsole, che grazia il Prato. Il pallone, il Prato con Marangon, la palla è per Cela. Cela, conclusione! Pezzolato l'ha presa! Pezzolato l'ha presa! La palla adesso è per Stigler, D'Agostino, ancora D'Agostino che prova a passare, c'è il fallo ed è espulso, espulso Rossi per doppia ammonizione, numero 3, espulso Rossi. Tutto è pronto, tutti all'interno dell'area. È rimasto soltanto Lambiase e Stigler a presidiare la metà campo del Prato oltre al portiere Balducci. La battuta di Gemignani, la palla dentro, vediamo! E la palla in rete! La palla in rete! La palla in rete! È tutto buono! È tutto buono! Ha segnato D'Agostino! Ha segnato D'Agostino! Il pareggio del Prato! Il pareggio del Prato! Gori, Gori, non D'Agostino! Il pareggio del Prato! Pareggio del Prato, la battuta di Pezzolato, colpo di testa di Cela e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi con un minuto di anticipo, con un minuto di anticipo.